Gente di Ultra Pop Festival, bentornata, bentornata a questo penultimo panel. E qui, caro Luca, ce la faremo con tanti tropini. Carissimo Giuseppe, sì, ce la facciamo. Ce la dobbiamo fare, per forza. Ma per forza, io sono qui per controllare che tu ce la faccia, perché lo so che tu ti emozionerai a un Allora, certo punto. io metto subito le cose in chiaro e poi entriamo subito perché qui gli ospiti scalpitano. Io la mia professionalità l'ho lasciata da parte, quindi sarò il fanboy della live, quindi vedrete sorrisi ebeti stampati in faccia, perché qui stiamo parlando di idoli veri di intere generazioni. Quindi io mi faccio portavoce di milioni di persone oggi. Quindi Luca, tu sei la parte professionale, sappilo. Ci provo, Mal di perché stacco, eh. insomma Sei non tu, è. io lo dico, te lo dico subito e metto le cose in chiaro. Ma direi bando alle ciance, che dici, Luca? Vai, vai. Allora, è con grande emozione che io do il benvenuto a Ultra Pop Festival, a coloro che ci hanno insegnato a dare valore alle 500 lire nel carrello, ci hanno insegnato che il Marocco è forte fisicamente, che a volte dorme più lo sveglio del dormiente, che squillino le trombe, che parlino gli attori. Signore e signori, Aldo, Giovanni e Giacomo. Ciao a tutti, eccoci qua. Io ci Giovanni e sono. Giacomo, però. Giovanni e Giacomo, Ecco, Giacomo. peraltro, Aldo ci stiamo arriverà. Aldo si è perso, credo. C'era 2 minuti fa, ve lo È possiamo andato su un'altra dire? piattaforma. È andato su un'altra piattaforma. Non so Mi come piace. recuperarlo. Eccolo, Eccolo, eccolo. Sono la stanza di prima, allora. No, Aldo, sei con Da noi. te c'è Intanto, allora, ancora benissimo, grazie. benvenuti a tutti, benvenuti anche ad Aldo che ci ha raggiunto. Io pensavo di avercela fatta, poi mi dite passa all'altra stanza, all'altra stanza non c'è nessuno. vero, Era uno è vero. scherzo, era uno scherzo. Grazie per Io essere qui a tutti, grazie purtroppo non davvero. sento i due, c'è un problema. Giovanni, devi andare dall'otorino, però è 30 anni che te lo diciamo, non è una questione tecnica. Gaetano, sì, Gaetano. Giovanni, sono messo anch'io così, non ti Giovanni, non è preoccupare. che se metti gli No, non occhiali ci sento. senti, Comunque dimmi è già per le iniziato niente. cuffie. Allora, vediamo cosa posso fare. Tu ci senti, You are Giovanni? in the show, fino a qua ho capito. Ma Sentiamolo, Giovanni. perché non si sente il volume? Ma Giovanni, Voi c'è non mi una roba. sentite, vero? Sì, No, ti ti sentiamo sentiamo. Ah, però io non sento i due ragazzi. I due ragazzi non li I sento. due ragazzi siamo noi o sono Saremo i tuoi noi. colleghi? No, i ragazzi siete Giovanni, voi. chi è che non Sento solo senti? Aldo io. A me non mi senti, Giovanni? Lo senti Giacomo? No, sento solo te. Giovanni, ma Vabbè, ma perché qui tu? è Non so cosa voluto, faccio, secondo mi me, c'è stacco e qualcosa ritrovo? dietro. Faccio una cosa del Sì, genere. proviamo a Sì? staccare e a Ok, tornare. allora faccio No, così. Dio, non mi fate ritornare mio figlio che No, mi no, porta a tu far culo Aldo, subito. rimani dove sei, grazie. Prova, Dio il mio, drone della ragazzi. regia. Giovanni, prova a ricaricare la pagina. Faccio così. Ok, è andato via. Madonna, vabbè, comunque l'abbiamo perso. No, vabbè, ma va benissimo. Mi Siete piace questa cosa. esattamente nei personaggi. Guarda, io volevo dire una cosa: Giovanni non è importante, possiamo farcela io e Giacomo. Sì, hai ragione, Aldo, adesso che non ci sente. No, questo è lo scoop che cercavamo, quindi ci confermate quello che pensavamo. Che tutti No. pensavano, vabbè. Fate Intanto, domande perché tanto se vediamo, ci stiamo riprovando. allora, adesso Giovanni. sento tutti. Oh, l'abbiamo Ah, fatto. devono essere stati gli occhiali. Ho messo sei gli occhiali. sturato Andiamo le solo orecchie, così. questa è la No, no, verità. anche così vi sento. Bene, meno male. Fantastico. Ciao Giovanni. Grazie Giovanni, Ciao, benvenuto. scusate, eh. Benvenuti a tutti No, voi, ma figurati. ovunque siate. Allora, parto io, mi Vai. lancio subito. Allora, mi piaceva partire da Odio l'estate, che come diceva prima Luca dietro le quinte, è stato a tutti gli effetti uno degli ultimi film a uscire in sala, insomma, è uscito a gennaio dell'anno scorso. E io, da vostro fan, come non ho nascosto prima, ho avuto questa sensazione di ritrovare dei vecchi amici. È stato come riabbracciarvi, ritrovarvi. E ho notato un film che, nonostante citasse il passato, dal viaggio on the road, la convivenza fra voi, avesse in quella scena bellissima, citazionista chiaramente, della partita sulla spiaggia con il bambino, col figlio di Giacomo che esce al posto di Aldo, quasi il senso, la morale del film, cioè che avevate comunque qualcosa di nuovo da dire, ma con il sapore di una volta. Quanto, secondo voi, Odio l'estate ha parlato anche di voi, cioè
della convivenza, della paura di sbagliare, della paura di invecchiare, perché è un film che ha un tono davvero agrodolce e che a me è piaciuto tantissimo. Però c'era qualcosa davvero, un tocco familiare in questo film. Non so se qualcun altro ve l'ha detto, se voi siete, insomma, vi ritrovate in questa sensazione che ho avuto io da spettatore. Giovanni, Pippo, si rivolgeva a te? No, io penso... È per Giovanni la domanda. Dicendo, certo. Secondo me, Giacomo, che... Ho fatto fatica anche a capire la domanda, se devo essere vero. Cioè, no... Il sapore di... Ma tu butta parole a caso, tanto poi... No, beh, diciamo, cioè, è vero quel connubio di già visto nuovo, si può dire così, cioè di ritrovare un sapore che era un po' di tempo che mancava, però con tematiche e emozioni un po' nuove. Questo sicuramente ci abbiamo provato. Poi dire il paura di invecchiare, quelle cose lì non ci sono. Diciamo che abbiamo una certa età e quindi abbiamo cercato di affrontare dei temi più vicini alla nostra età, cercando di mantenere un sapore antico, ecco. Ma se, però posso dire una cosa? Come no? Per me è stato importante anche il rientro di Massimo, è per quello che, certo, siamo riusciti un pochettino, perché c'è anche quella vena sua ed è importante ricordarlo che, insomma, lui ci conosce molto bene e riesce con noi a farci fare delle cose che a noi piacciono, appunto da quella rispolverata di un ritorno, no? Come dicevi tu. Oh, non capitava da 22 anni, sono d'accordo con tutte e due, caspita. Incredibile. Beh, vedi. No, beh, infatti il ritorno che dice anche Aldo di Massimo Venier alla regia, poi è parte della vostra famiglia, no? Lo è stato per tanti anni, quindi... Quel senso di familiarità. Ci conosce molto bene e insomma sa benissimo che cosa possiamo dare. Insomma. Diciamo che è come un figlio che è stato cacciato e poi ritorna. E dice, entra. È un po' così. No, io odio l'estate, non so se Giacomo voleva anche lui, però ha già detto che è d'accordo, che è quello, diciamo, lo scoop in questo momento. No, odio l'estate, appunto, per me è anche stato un bellissimo film che veramente ci ha avuto, secondo me, ha funzionato su più livelli, no? Su chi, come noi, vi conosce, insomma, cinematograficamente da tanto tempo, dal primo film, tanto che ci sono tanti richiami, se vogliamo, proprio al primo film, A tre uomini e una gamba, ma funziona anche sulle nuove generazioni. Io ve lo dico, questa è una cosa mia personale, è stato l'ultimo film che ho visto con i miei figli al cinema, per i motivi che conosciamo, ed è stato però anche il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo che loro hanno visto. Quindi su di loro ha avuto un effetto completamente diverso, eppure... è nato un amore, è inutile che ve lo dico, insomma. È piaciuto ai tuoi figli? È piaciuto tantissimo, tant'è vero che abbiamo passato l'ultimo anno a vedere e rivedere tutti i vostri film, anche Odio l'estate che abbiamo rivisto. Ah, quindi i tuoi figli hanno rivisto tutto quello che non avevano visto prima. Esatto, è stata l'occasione per farvi conoscere a loro. Quindi io a questo punto vi faccio la domanda più importante di tutte, che è quella che viene da mia figlia di 9 anni, L'importante è che non sia trabocchetto. Non è trabocchetto, però secondo me è qualcosa che la gente vuole e deve sapere. La domanda è: ma perché Aldo fa sempre una brutta fine nei vostri film? Cioè, questo ce lo dovete spiegare. Ma non è vero, perché? Adesso ci penso. Nel primo non fa una brutta fine. Beh, insomma, no. Tutti e tre facciamo una fine che c'è un incognito, un punto di domanda, non si sa che fine. No, dice Aldo, nel secondo se tutti e tre facciamo una brutta fine. Sì. Nel terzo c'è una finzione di fine. Esatto. No, ma era una cosa assata, Gaganella. E nell'ultimo c'è una fine vera.
Per Caniti lo siete, dai, forse è un qualcosa di inconscio, dai, se vogliamo. Ma non lo so, si vede che vogliamo fargli fare una brutta fine, no? Poi è quello che se la cava meglio in realtà, a parte l'ultimo film. Comunque lodi tanto il film, ma non hai un manifesto nostro dietro le tue spalle. Quello è vero, quello, quello è vero. Quello, però intanto... Sei ipocrita, Luca, però. Mi dispiace, però Giacomo può confermare, c'era proprio mia figlia dietro, che appena sentito che eravate arrivati... C'erano due bimbi dietro. C'era. Esatto, esatto. Ma tu, Giovanni, in Rocky Horror Picture Show non facevi una parte? Io ah, sì, vero. Transsexual. Certo. Me lo ricordo il vostro Rocky Horror Picture Show con la Jalapas, no? Era la sigla di Mai Dire Gol un anno. Esatto, esatto. Vero, vero. Allora, vado anch'io con un'altra domanda. Guardando un po' alla vostra carriera, voi chiaramente fra teatro, in TV, vi siete spesso affidati a delle maschere, no? Tragicomiche, grottesche, surreali, eccetera. Al cinema, però, avete funzionato davvero in quanto Aldo, Giovanni e Giacomo, cioè senza maschere, quando eravate voi tre. E come vi spiegate questa cosa? Cioè, perché funziona la vostra alchimia più naturale possibile, o, cioè, come vi siete spiegati questa cosa? Ma perché quando siete... questo ce lo devi spiegare tu, volevo dire, perché noi non siamo riusciti ancora a capirlo. No, beh, ma cioè, in TV o in teatro puoi caricare tantissimi, ti vengono in mente tanti personaggi, è bello proprio sperimentare tutte le follie che ti vengono in mente. Al cinema forse... Più riesci a essere te stesso, almeno per noi comici, più sei vero, più ti avvicini alla verità e più appunto sei efficace, mentre nella TV è più bella la follia, le cose assurde. Penso che sia un po' così. Che sì, cinema... forse quando si fanno i film, che ci sono delle storie, credo che il pubblico tenda un po' a immedesimarsi, quindi meno nel nostro caso, quanto più è vera, tra virgolette, credo che il pubblico si immedesimi di più, mentre, come diceva Giovanni, in televisione abbiamo fatto di quelle follie esagerate che... È la bellezza della televisione. Esatto, esatto. Quella cosa lì. O del teatro. Sì. Però la bellezza vostra è che siete riusciti comunque a mantenere per tutta la carriera entrambe le cose, se vogliamo, no? Soprattutto all'inizio, il primo film, c'erano tutte e due le dimensioni, no? C'era la follia, però c'era anche questa storia... Beh, insomma, c'era la follia, non è che ci fosse un Tafazzi, c'era, secondo me, l'uscita dalla sabbia, se vuoi, però comunque i personaggi, c'era una follia diversa, ma non c'era, che ne so, un Rolando, c'era Dracula, ma Dracula era un sogno, quindi grazie al sogno puoi, nel cinema grazie al sogno puoi avere la follia, sì, forse sì. Diciamo che fortunatamente siamo riusciti a un po' a capire i vari geni, chiamiamoli geni, no, non la parola giusta, non è gene, i vari mezzi e le loro potenzialità, quindi esprimersi a seconda del mezzo che hai, che puoi sviluppare, ecco. Ecco, ci mancherebbe, vai Giovanni, vai. Tocca a te. No, dicevo appunto, in TV all'inizio abbiamo fatto fatica perché non capivamo bene che cosa potevamo fare. Poi fortunatamente abbiamo capito che lì cioè l'esagerazione e la follia funzionano tantissimo, almeno per noi, e quindi siamo andati in quella direzione. Il teatro puoi fare veramente tutto, il cinema abbiamo cercato invece abbiamo capito che più c'è racconto e più i personaggi sono veri e più funziona, ecco. Ecco, a proposito di quello che avete detto adesso tu, Giovanni, confermato, e prima lo diceva anche Giacomo, sul discorso della realtà, cioè di quanto la realtà aiuti all'immedesimazione del pubblico, io ho notato che spesso nei film più amati, io penso a Chiedimi se sono felice, che in questo mi ha ricordato anche molto Odio l'estate, c'è proprio una vena malinconica a volte, cioè quella nota di amarezza a volte serve, cioè voi siete dei comici eccezionali, fate ridere, cioè
ve lo dico da spettatore, al prescindere dalle trame, mi basterebbe un film di voi tre in macchina che viaggiate non si sa dove e io me lo guarderei il film, o voi tre a tavola che parlate, quindi cioè funzionate, funziona la vostra alchimia a prescindere dalle trame che chiaramente quando ci sono arricchiscono. Però in generale vi chiedo, anche la nota amara, la malinconia, quanto serve nel cinema? Cioè quanto aiuta spesso ad arrivare anche un po' più al pubblico, al di là della nota comica? Ma l'emozione che faccia ridere, che faccia piangere, che secondo me è sempre una nota di colore che aggiunge. Il film è emozione, se riesci a emozionare hai fatto bingo. Quindi nell'ultimo film che c'è stata anche la lacrimuccia, se vuoi, per noi è una cosa bella. Confermo le lacrimucce. Sì, tra l'altro io, appunto, come vi ho detto, ho rivisto tutti i vostri film nell'ultimo anno e rivisti, diciamo, tempo dopo, soprattutto da genitore con a fianco dei bambini, e vedi tutte le reazioni diverse, no? Cioè, sembra quasi come se i vostri tre personaggi, non parlo solo di un film specifico, ma in generale, proprio tutto il vostro percorso al cinema, è come se in qualche modo i tre personaggi si rivolgessero a tre tipi di pubblico diversi. Cioè Aldo, che è quello che fa, diciamo, ridere, soprattutto attira la simpatia soprattutto dei più piccoli, se vogliamo, no? Una simpatia simpatica. Tu, Aldo, sei veramente il mito dei miei figli. Mi dicono che sono naif, quindi accetto il complimento. Poi c'è Giacomo, che in genere è sempre quello un po' più sognatore, no? Quindi diciamo un po' da ragazzi, diciamo di giovani. E poi c'è Giovanni, che è quello un po' più cinico, che è quello che ti fa pensare un po' da adulto. Io vedo i miei figli che appunto adorano Aldo. Da ragazzo in qualche modo mi rivedevo un più in Giacomo il sognatore, e adesso invece io mi ritrovo perfettamente in Giacomo. Sì, no. Giovanni, cioè, non so. Siamo i tre stadi dell'età, insomma. Esattamente. E io poi mi metto in coda e sono la morte. Questa è la prima volta che sento questo meccanismo, raccontare questo meccanismo. Non so se voi vi vedete così, però, in realtà. No, io credo che funzioniamo tutti e tre proprio per la nostra diversità, e perché comunque siamo, io lo dico da sempre, siamo un minestrone riuscito bene con tutte le chiaramente insieme abbiamo una forza che Giovanni mi porta in una direzione, Giacomo mi porta in un'altra, io porto in una direzione Giacomo, Giovanni, siamo tutti e tre non intercambiabili, ma siamo comunque complementari. Sono d'accordo anche stavolta. Beh, vedi l'ultra pop a cosa è servito? Incredibile. Luca, vai. Quello che dice Aldo è giustissimo, perché è vero, sono assolutamente complementari, però cioè, è veramente difficile riuscire a trovare tre attori o comunque un gruppo di attori che lavora così bene e riesce a essere complementare nel corso di tanti anni. Che voi comunque avete. Ma io penso, infatti, anch'io mi stavo esprimendo in un altro modo, lì è puro culo, no? Perché è un po', io credo, senza esagerare, credo che sia un po' come quando ti innamori, non lo sai perché, no? Non è che metti giù una lista, ci deve essere così, se è cos'ha, poi invece succede che fai un incontro che ti cambia la vita. Credo che dal punto di vista comico io l'ho vissuta così, che sia proprio andata così, che in maniera misteriosa ti trovi proprio sulla scena. Poi noi credo che siamo delle persone molto diverse, no? Tra di noi, no? E che peraltro su pochissimi argomenti a volte andiamo d'accordo, però e questo, se vuoi, sì, va anche bene, anzi va bene così. E poi invece miracolosamente sulla scena c'è un accordo fantastico, che io lo trovo ancora adesso, che sono passati più di 30 anni, ma sono sicuro che se ci mettiamo lì con Aldo, con Giovanni, come dicevate voi, attorno a un tavolo, forse riusciamo a divertirci, a far ancora ridere. Ma non si sa il perché. Delle affinità misteriose, ecco. Guarda, bastava il siparietto iniziale sul discorso dello Torino, già era già il film di cui parlavo prima. Io me lo sono perso perché ecco, vedi?
Vedi Giovanni, ti ho spoilerato la live, esatto. L'inizio della live. Certo, è chiaro che mi hanno preso per il culo. Chiaro, cioè, Giacomo, io ti rispetto sempre. Tu no. Ma già, Giova, sai che io non ho mai smesso di consigliarti un buon medico, no? Perché l'ho fatto anche stasera. Questa è la tecnologia che mi rema contro, è la tecnologia, non è il medico. Ma Giovanni, anche 30 anni fa, quando c'era il Motorola a guscio, eri nella merda. È vero, è un po' la tecnologia anche semplice che mi rema contro. Anche il Girmi a me mi rema contro. Il Girmi, cosa ha tirato fuori? Gira al contrario. Esatto, vabbè. Allora, a me interessava chiedervi un'altra cosa sul discorso dell'improvvisazione, cioè quanto margine c'è nei vostri film, soprattutto parliamo del cinema, per l'improvvisazione, cioè siete dei fan della sceneggiatura strutturata con i suoi tempi, con la sua sonorità, o c'è margine, vi piace anche improvvisare, se c'è qualcosa che poi è entrato di improvvisazione nei vostri film? Ma nei film non c'è così tanta improvvisazione, in genere la attuiamo prima, cioè ci mettiamo lì e costruiamo le scene prima improvvisando, già con una traccia, però poi quando si gira un film non siamo rigorosi perché non è vero, però non c'è l'improvvisazione che c'è di solito in teatro, così che lì anzi... aspettiamo proprio che qualcuno o sbagli o si impapini o si inventi qualcosa per poter cambiare e seguire il meccanismo. No, nel cinema non c'è così tanta improvvisazione, almeno per quello che mi riguarda. Poi Aldo, Giacomo, sei d'accordo? Sono d'accordissimo, figurati, il cinema è già strutturato, eccetera, puoi fare piccoli cambiamenti, che ne so, magari ci inventiamo qualcosa nel controscena perché ci piace molto non stare lì imbambolati a non fare niente, allora magari nei controscena ci provo, voglio dire, è vero che è un po' più rigoroso il cinema. Sì, sì, magari qualche battuta, ti inventi battuta, ma finisce lì. Devo dire che invece per quanto riguarda La maggiore improvvisazione ovviamente a teatro succede molto, anzi credo che tutti e tre ci auguriamo che possa succedere qualche incidente, qualcuno, qualche strafalcione, qualche dimenticanza, lì ci si diverte veramente tanto, no? Però il teatro lo consente, il cinema insomma un po' così. E voi cosa preferite, il cinema o il teatro? Cioè proprio come divertimento vostro, cioè come anche proprio insieme, no? Come collaborazione, come allora esperienza. Io da sempre preferivo il cinema perché mi piaceva la costruzione, poi c'era la storia della scenografia, insomma la complessità della macchina del cinema mi piaceva. Ultimamente devo dire che mi piace molto, molto di più il teatro, tanto perché è molto più semplice. L'unica rottura del teatro è che bisogna andare in giro, no? Io che sono un pantofolaio, no? Soffro un po', però diciamo che artisticamente per il divertimento in questa fase della vita mi piace di più il teatro. Ma sicuramente anche io, cioè il cinema è molto più affascinante perché ha tanti step, e la scrittura, e la messa in scena, e andare nel posto a girare, insomma l'ambientazione, però il teatro, l'energia che c'è in teatro è tutta un'altra cosa, e anche appunto la possibilità di divertirsi è maggiore, è veramente maggiore. Ma anche la TV certo, ha tanta possibilità. Però no, il teatro fa soffrire perché quando parti per un progetto devi stare via per 200 repliche, eccetera, già questa cosa ti fa soffrire, eccetera, però le risate e il divertimento che abbiamo avuto in teatro, non tutte le sere chiaramente, perché poi sei stanco, però ci sono dei momenti in cui ti diverti tantissimo
e che ti senti veramente che con la gente in sala che ti sta seguendo puoi fare veramente quello che vuoi, veramente quello che vuoi. Il cinema non può dare questo. Però l'altro lato della medaglia è che è una fatica immensa. Mi ricordo un aneddoto che forse era il secondo spettacolo, non mi ricordo più, avevamo dietro delle proiezioni potenti, eravamo a Milano e si era impiantata la, non so, il proiettore che proiettava le cose. Allora ci siamo messi lì, siamo guardati e siamo scesi tra il pubblico, abbiamo improvvisato dei banchetti e vendevamo le Coca-Cola e le popcorn, eccetera. E la gente poi, alla fine, poi quando dopo almeno 10 minuti, un quarto d'ora, sono ripartite queste proiezioni, alla fine dello spettacolo pensava che quello fosse dello spettacolo. Fosse parte dello spettacolo. Quello. E lì ci siamo veramente divertiti tanto, mi ricordo. Sì, sì, ma tante volte, tante improvvisazioni. Sì. Molto molto belle, indimenticabili, no? Tanti inceppamenti. Il primo spettacolo avevamo delle, cioè Arturo Bracchetti aveva inventato dei meccanismi magici un po' che non funzionavano sempre, o la ribaltina si incastrava o non si piegavano delle cose, quindi magari venivi beccato dal pubblico mentre stavi facendo l'azione che non doveva essere. Beh, era troppo divertente, cioè lì proprio, oppure ci facevano degli scherzi perché sì. a quel tempo i tecnici erano molto molto simpatici e ti trovavi delle situazioni improvvisate anche da loro e ti divertivi veramente tanto e il pubblico si divertiva perché capiva che era una cosa proprio di quel momento lì, che non poteva essere replicata, e che il teatro ti dà quella possibilità, che è molto certo. Bella. Sì. Voi immagino sappiate che ci sono intere generazioni di persone che parlano con le frasi dei vostri film. Cioè, io ho amici che possiamo andare avanti ore a parlare usando amici, solo le vostre... perché in realtà è Giuseppe il primo. Sì, 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 che... ovviamente. Io sono uno di quelli, l'ho detto in apertura. Che effetto vi fa sapere che c'è gente che davvero, cioè io non sto scherzando, non lo faccio adesso per incensarvi, cioè voi siete entrati nei vocabolari delle persone. Cioè io adesso quando chiedo una cocchina, la cocchina è bella fresca, cioè, farvi un esempio, cioè... Che effetto vi fa sapere di essere entrati nei dialoghi, nei discorsi della gente, delle persone? Ma io penso che noi queste cose qua le sappiamo quando appunto uno come te ce lo dice, non è che non vorrei apparire con un falso modesto, però non è che ci pensi, no? Ti rendi conto di essere famoso e soprattutto che la gente ti vuol bene, però grazie a Dio credo che neanche Aldo, neanche Giovanni ci passi mai per la testa questa cosa qua, o se ci passa per la testa, se c'è uno dei due qua vicino, ti dà uno scappellotto e ti dice minchia come te la tiri e ti passa subito, giustamente. No? Comunque fa molto piacere. Sì, certo. Certo. Giovanni, se non avesse solo il Nokia ma avesse gli smartphone, saprebbe anche che ci sono un sacco di meme, per esempio, che girano su, sì, su, sì, di, ma voi, riceve, su di lui. Li riceviamo anche noi. Me le mandano, li riceviamo anche noi. Chi le fa queste robe qua? Devo dire che l'altro giorno, a proposito dei vaccini, ne ho ricevuto uno, forse anche tu, Giovanni, che mi ha fatto molto ridere, no? Perché c'era questo... E che c'era appunto Pfizer, no? Quindi questo omone strafigo, eccetera, no? Poi c'era Moderna, un altro animale tatuato, comunque molto affascinante, AstraZeneca, Giovanni, che ti guarda, che cazzo vuoi, questo, no? Mi è piaciuto molto. Mandamela! Aldo, te lo mando subito, sì, te lo mando subito. Mi ha fatto molto ridere. Ma Giovanni, è vero che sei il testimonial di AstraZeneca? Io ero, perché adesso inizia a funzionare, quindi mi hanno Cazzo. Però fino a poco tempo fa ero il testimonial. Aspetta Aldo che adesso lo cerco e te lo mando. È bellissimo questa cosa. Comunque Pfizer sembra un po' figlio di Pdor, potrebbe entrare. È un po' figlio di Pdor, Pfizer. Mia mamma, che adesso sarà vaccinata settimana prossima, non lo chiama Pfizer, ma lo chiama Pfizer. Sai che mi vaccinano col Pfizer, mi dico, mamma, si chiama Pfizer? Cioè, sì, ma io lo chiamo Pfizer.
fa molto ridere. Eccolo qua. È bellissimo questa cosa di Giacomo che manda il meme live ad Aldo. È incredibile. Perché Aldo non vede un cazzo. No, cioè, Aldo, se lo avvisi, se lo avvisi li guarda. Aspetta, sì. Aldo. Vabbè. Aldo, bisogna avvisarlo. Per... Te l'ho mandato, Aldo. Mi hai sentito? Comunque, di questi tormentoni, no, che ovviamente voi... sarete voi anche un po' stufi, giustamente, però per esempio, visto che citavate anche la TV come forse mi è sembrato di capire un po' quello che vi permetteva anche di esagerare, no? Quindi per esempio i tormentoni proprio vengono molti dalla TV perché è proprio un qualcosa che funziona molto bene. C'è qualcuno a cui siete magari affezionato voi che però magari non è diventato così mainstream come tanti altri, non so, qualcosa magari del passato che secondo voi per voi era particolarmente divertente ma magari non ha avuto quello stesso impatto? No, o anche no, cose, qualcosa, noi ci siamo sempre meravigliati quando le cose andavano bene, nel senso che quando andavano così che non sai, dicevamo questo è normale. È un po' così, nel senso che quando è uscito Tre uomini e una gamba e continuava a incassare, perché noi siamo partiti con 50 copie, quindi nessuno avrebbe scommesso su di noi, però poi continuava a resistere al cinema, la gente continuava a riempire le sale, poi hanno aumentato le copie eccetera eccetera, e ci dicevano guarda che state facendo un incasso da paura, e ci portavano in giro nel cinema per fare la sorpresa alla gente al cinema eccetera. Per me era tutto un sogno, adesso mi sveglio perché per me sembrava oltre le aspettative, qualsiasi florida aspettativa che ci poteva conservare la vita, quella roba lì. E poi purtroppo ti abitui, no, al successo, perché poi ti sembra quasi che tutto deve essere così, in realtà non è vero, però fondamentalmente mi manca un po' quell'ingenuità di vivere tutto come se fosse un sogno. Adesso dai quasi per scontato che qualsiasi cosa tu faccia, comunque la gente, manca un po' quella magia lì, di essere un po' sorpresi di questo sì. A proposito di queste cose, mi ricordo che quando per la prima volta abbiamo fatto Tafazzi e Mai dire gol, io andavo a Mai dire gol sempre con Giovanni, no? E tornavo con lui perché abitavamo vicini, e dopo che l'abbiamo fatto la prima volta, sia io che lui ci siamo detti in macchina, però che cagate che abbiamo fatto. Me lo ricorderò sempre, no? Ma era a Cielito Lindo? No, a Mai dire gol, quello con Hulk Hogan, fatto... no? Proprio il debutto, no? E tutti i due magici, ma che cagate, sì, e poi mi ricordo che il giorno dopo siamo andati in aereo a Palermo per fare lo spettacolo e abbiamo ripreso il ragionamento dicendo che peccato, abbiamo sprecato un'occasione. E Giovanni disse, sì, anche mia moglie ha detto così, e io che avevo una fidanzata, sì, anche la mia fidanzata ha detto che è stata una cagata. E invece poi è andata come è andata, per cui ha ragione Aldo, è tutta una sorpresa, è tutto boh. Tu fai le cose perché ti piacciono, poi... Bisogna che dall'altra parte ci sia qualcuno che raccoglie. Esatto, sì. Volevo anche chiedervi una cosa, abbiamo parlato di cosa... far ridere di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma cosa fa ridere Aldo, Giovanni e Giacomo? Cioè, quali sono i vostri riferimenti comici, proprio da spettatore? Cioè, il Giovanni, il Giacomo, l'Aldo, spettatori, con cosa siete cresciuti? A me fa ridere tutto, io rido anche su Big Bang Theory, non lo so, qualsiasi cosa, sui colleghi, voglio dire... Non sono diverso dalle altre persone, ma anche perché si ride in modo diverso, se poi ci sono delle persone che... la comicità è contagiosa per tutti, anche per i comici. Sì, no, infatti, anch'io, cioè, piacciono tante cose, veramente tante. Adesso non mi viene in mente nessuno, però tantissime. E questa è una frase tipica di Giovanni.
Mi piacciono tante cose, ma non me ne viene in mente. È come quando ti dicono: ma questo cantante, ah sì, beh, certo, e che canzone ha fatto? Allora, vabbè, però ce li ho in mente, lui. Non te ne viene neanche una. È uguale questo, però tante cose fanno ridere, assolutamente. Ma per esempio Checco Zalone, che è stato il fenomeno ovviamente maggiore in questi ultimi anni, e in qualche modo ha raccolto un po' la vostra eredità dal punto di vista degli incassi, neanche superato poi. Cioè... Sì, no, ma io credo che però noi certo facciamo una scrematura, nel senso che poi Zalone è bravo, mi fa ridere, eccetera, però io sono più uno che gli piace Maurizio Milani, che non si vede più e non si sa neanche chi è, per dire. Oh, vabbè, Albanese. Scrive. Però abbiamo sicuramente, non è che seguiamo sempre i gusti della massa, cioè voglio dire, nulla tolgo a Checco Zalone, che è bravo e sa fare il suo mestiere egregiamente, però magari sono attratto da altre cose. Giovanni, certo. Giacomo, voi? No, beh, Zalone, beh, tu pensa che quando era sconosciuto, noi quando inventavamo gli spettacoli, facevamo un periodo più o meno di un mese o 20 giorni, affittavamo oppure ci davano uno spazio, chiamavamo un po' di pubblico e facevamo, chiamiamole delle prove, imbastivamo i nostri sketch e quelle cose. E in uno spettacolo Zalone era nostro ospite, è stato in quel periodo nostro ospite, per cui ci faceva molto ridere. E poi appunto ci sono tantissimi altri. Adesso ci sto pensando, però quelle, insomma, sì, ci sono brutte. Giovanni, Paolo Rossi non lo conosci più nessuno. Vabbè, però per lui era un mito. Passato, però. Grande Paolo. Certo. Giovanni, ti aiuto perché, scusate, dai, ragazzi, ma voi sapete che con gli anziani la memoria breve la si perde, ma quella lunga. Per cui, Giovanni, Totò. Vabbè, olio, ma non volevo parlare di Chaplin, però loro lo so, ma anch'io, momento, ma però loro, certo. I due ragazzi vogliono anche dei riferimenti storici, e diamogli. Beh, allora sì, due ragazzi. Allora certo, Staglio e Olio davanti a tutti. Over the top. Poi certo anche Chaplin, Buster Keaton, quella genoria lì. Poi Totò, sicuramente Fabrizi, ma anche Gassman, Tognazzi faceva molto ridere, poi venendo avanti negli anni purtroppo mi perdo un po' la memoria. Verdone certo. Ti piaceva Verdone? Assolutamente. Ma Antonio Albanese, sì, sì. Teo, per esempio, uno che non si è mai Raul, si vede Cremona, sì. Chi è Aldo? Antonio Rezza, te lo ricordi, Giova? Come no? Cazzo, è un fenomeno. Ma era uno spettacolo molto raffinato, quello, certo, di Antonio Rezza, molto raffinato. Ma vabbè, adesso qui diremmo delle cose che nessuno sa, però hanno cominciato più Giovanni e più Aldo, io sono arrivato appena dopo, ma noi abbiamo avuto la fortuna a Milano negli anni Ottanta di vedere degli spettacoli comici e anche poetici raffinati incredibile, che solo a dire dei nomi, perché Milano era veramente un palcoscenico che venivano da tutta Europa per vedere delle cose straordinarie. Django Edwards, i Mumenschanz, Polivka, delle cose straordinarie. Cioè, era veramente un teatro misto a comicità, misto a danza, misto a poesia, era molto interessante. Noi siamo un po' figli di quella roba lì. Certo. Personalmente penso che, come gusto personale, che quegli anni lì siano stati il top per me, per il divertimento, di quello che ho visto anche come immagine. Non era solo un comico che va davanti a un microfono e funziona, fa ridere, però prediligo quel genere di spettacoli, no? Per esempio Mumenschanz è una delle cose più belle che abbia mai visto nella mia vita. Si rideva, ci si commuoveva e certo. Una sorpresa incredibile. Ma avete citato, tra tante, appunto, i comici che vi fanno ridere, tanti colleghi poi dell'epoca di Mai Dire Gol. Quindi
mi viene da pensare quanto vi sarete divertiti, cioè in quel periodo, anche fuori da quello che vedevamo noi, no? Fuori onda, immagino. Certo. Sicuramente ci sono state delle serate di improvvisazione con Raul, con altri comici che... Cornacchione, che sono state indimenticabili. Veramente. Cornacchione aveva sempre paura, tra l'altro adesso ho un progetto con lui, ha sempre paura del pubblico, aveva sempre paura. Allora noi eravamo lo Zelig, quando uscivamo, ma mettiamo che eravamo prima di lui, uscivamo e dicevamo, Madonna, che pubblico, difficilissimo, Antonio, se fossi in te, e lui entrava spaventatissimo, faceva 5 minuti a manetta, aveva un bellissimo testo, ma se lo bruciava in 5 minuti. Qui c'è un po' bastardo dentro. Ma . Che sei proprio bastardo. Certo. Oppure facevano gli scherzi a Paolo Rossi, abbiamo fatto uno scherzi memorabili, era molto divertente, c'era un molto fermento, ecco, che adesso purtroppo non c'è perché si è spostato molto sul web, è cambiato proprio il meccanismo, perché i teatri, cioè, Giovanni, non offenderli, locali... non offenderli che sta facendo un festival proprio solo sul web. Sto dicendo si è spostato, non sto dicendo che è brutto. Si è spostato e quindi è un altro modo per un altro mezzo, ecco. Prima c'era molta più vicinanza e quindi ti scambiavi tante cose, tante gag, cioè anche fuori dal palco ti costruivi una gag. Mi ricordo con Raul, io gli rompevo sempre le balle quando lui faceva le magie, venivano fuori come se fosse quasi uno sketch o dei personaggi. Adesso immagino che uno si debba costruire le sue cose per poi mostrarle, che voglio dire, io vedo un sacco di cose divertenti, però la metodologia è diversa. C'è un approccio diverso. C'è un approccio diverso. Sì. Certo. Purtroppo, per fortuna, adesso non lo so. No, beh, io direi purtroppo, perché probabilmente la gavetta che facevamo noi e che comunque c'erano quelle palestre non ci sono più, per me è una grande perdita. Tipo Zelig, sono d'accordo, Derby. Aldo, sono d'accordo. Però, una cosa che... Scusate, posso dire una cosa? Sì, no? Certo. Per dire quanto sono d'accordo con Aldo, che sarà che noi siamo ormai anziani, apparteniamo a un mondo che non dico che non c'è più, però noi per essere quelli che siamo praticamente abbiamo fatto 2 anni di improvvisazione, no? Ma di improvvisazione vera, che c'è, ovviamente non tutto era valido, ma questo ha tirato fuori la cosa che sottolineava Aldo, la gavetta, il fatto che tu hai tanta esperienza e il rapporto con il pubblico dal vivo, mentre qua è un po' più freddo, cioè vale questo lavoro, ma è tutto molto precostruito. È più difficile oggi, sto dicendo che per i nuovi comici è molto più difficile, molto più difficile. Per cui tanto di cappello se riescono ad arrivare con quel mezzo lì. Noi ci divertivamo molto di più, sono sicuro, molto più difficile. Anche se poi qualcuno smentisce che si divertono anche con questo mezzo. Io credo di poter dire che noi siamo, grazie a Dio, cresciuti negli anni più fortunati e più floridi per fare questo mestiere. Anche perché abbiamo fatto degli incontri, a parte noi tre, che già sono stati fortunati, poi abbiamo incontrato anche Venier per il cinema, ed abbiamo incontrato lì a Mai Dire Gol. Cioè, sì, certo. Io cerco sempre di sottolineare l'importanza delle Jalapas, no? Che sono delle grandissime teste di cazzo, no? Simpaticamente. Ma di una geniale, creatività, di disponibilità, per esempio nei nostri confronti erano disponibili perché erano fuori di testa tanto quanto noi, quindi ci hanno fatto fare tutto quello che ci passava per la mente lì a Mai Dire Gol, e non è poco, che altrove non era così. Quando stavamo facendo gli arbitri e sono saltati fuori gli animali, io volevo fare il geco e mi hanno appeso al muro, per dire, nessun altro talent scout o nessun'altra TV che avrebbe proposto o dato la possibilità di fare quella roba lì, però loro erano affini come comicità e hanno detto, ah bello cacchio il geco, è venuto fuori anche il geco appiccicato alla parete, per dire. Lì anche da spettatore effettivamente era sempre un chissà che cosa si inventeranno la prossima volta, no? Era proprio...
una crescita continua, episodio dopo episodio. Avevamo altri tre che comunque noi già in tre avevamo abbastanza creatività, gli altri tre amplificavano, erano esponenziali, per cui mai dire gol, secondo me è la più bella esperienza televisiva che purtroppo non si ripeterà più. E lì pensate, per la freschezza, per... c'era le Gialappa, e poi al montaggio del programma c'era Massimo Venier, no? Certo. E che lì l'abbiamo che seguiva conosciuto. Teo Teocoli, tra l'altro, il gag di Teo Teocoli. Allora, che in quel visto che siamo era strepitoso. Sì, Teo Teocoli, certo, era vero. Era quello di punta, diciamo, in quel momento della trasmissione. Certo. Visto che, ahimè, siamo quasi in chiusura, vi devo chiedere cosa c'è nel futuro di Aldo Giovanni e Giacomo. Ma io ho comprato un loculo qui a Bucchiere. Aldo, fino a Bucchiere ti fai seppellire. Mica, sì, non... perché me l'ha regalato mia suocera il loculo. Ho capito, ma lì come faccio a venire a metterti i fiori nuovi? Ma vieni, è un viaggio, è un bellissimo. Però vedi che a livello vedi che a livello inconscio allora sempre ti fanno fare una brutta fine a te. Cioè era... e lui, ma io, l'importante è essere pronti, ecco. Beh, no, allora... c'è il progetto di un film in però, tre. Però questa situazione... Certo. Adesso per ora è solo un progetto, quindi quando si sbloccherà... Ci prendiamo un po' di tempo, insomma, lo vogliamo fare bene. Però la cosa importante è che quindi ci avete ripreso gusto, insomma. Beh, il cinema, insomma... certo, ci piacerebbe... replicare quest'ultimo successo, sì. Bene. Noi vi aspettiamo perché ci eravate mancati, io lo dico molto sinceramente. Il ritorno a Odio l'estate ed è stato davvero bello ritrovarvi. Quindi non vediamo l'ora, non vediamo l'ora di rivedere. Anche noi non vediamo l'ora di farlo. Ma il vostro film preferito dei vostri? Ognuno c'ha la sua. No, io sono affezionato per Uomini una gamba perché ho avuto delle emozioni troppo anche per il periodo, eccetera. È stata la nostra come l'imprint, no? È stato il primo e per me comunque c'era una freschezza in quel film lì, per quanti difetti ci potevano essere, comunque sono molto affezionato a quel film lì. Beh, anch'io. E anche a Chiedimi se sono felice, sono molto legato, ma anche la banda dei Babbi Natale, che anche all'ultimo. Esatto. Ma non so, io la banda dei Babbi Natale, comunque anche Così è la vita, mi non so, c'erano delle scene, ma anche Aljon e Jack, secondo me è stato, abbiamo sbagliato qualcosa, ma ci sono delle scene che a me facevano ridere veramente, cioè, non so, il regalo a Giacomo con il Caravaggio. A proposito, Giovanni, mando un meme ad Aldo a proposito di Aljon e Jack che me l'hanno appena mandato, che fa molto ridere. Sì, ok, aspetta. Domando comunque, Giovanni, mandamelo anche a me, dai. Visto che siamo in chiusura, ti devo raccontare un aneddoto, Luca lo sa già. Tu pensa. Io diciamo ho detto... che in realtà questo live è stata organizzata proprio per fare questo coming out di Giuseppe. Esatto. Allora, io vi ho detto che siete i miei idoli, sono cresciuto con i vostri film. Uno si immagina sempre che per il mio mestiere il primo contatto con Aldo, Giovanni e Giacomo, li intervisterai. Invece no, 4-5 anni fa ero a Milano, stavo camminando in maniera sconsiderata su una pista ciclabile, a un certo punto qualcuno mi suona con la bici dietro, io mi giro perché ero al telefono, rispondo anche male, tipo che vuoi, eri tu, e mi hai detto ma va a cagare. e me l'hai detto come Giovanni, chiedi scusa, ha fatto questa trasmissione per... no ma come chiedi scusa, no, no, rimandalo a cagare, ha fatto no, bene. Allora io sono non felice, si va sulle piste ciclabili, va bene? Avevi pienamente ragione, questo per dirti è stato bello farsi mandare a cagare. Beh, grazie, dici, cazzo, mi ha mandato a cagare. Infatti così l'ha detto il mio idolo.
Grazie, è stato un momento bellissimo. È stato un momento bellissimo. Ma mandalo a cagare anche adesso. Posso chiudere qui. In realtà lui voleva questo, cioè era tutto voleva questo, era solo per... Senti, grazie, Luca, ti voleva dire una un'altra cosa, Giovanni. Ma va a cagare anche tu, vai. siamo soddisfatti noi. La chiusura di panel perfetta, perfetto. Però io sono quello che ha avuto più va a cagare di tutti alla partita. Record. Ma io te l'ho detto, Aldo, tu pensaci bene, secondo me quei due non te la raccontano giusta. Ti hanno trattato male, secondo me. Vabbè, ma tanto ormai... C'è il loculo lì che mi aspetta. Eccolo là. Cazzarola. Bisogna esorcizzare. Giusto. Che dire, io continuerei, non lo so, all'infinito. Non vorrei salutarvi, ma dobbiamo chiudere. Aldo, Giovanni, Giacomo, grazie. Grazie a tutti voi. È stato bello. Ciao ragazzi. Alla prossima. Grazie mille. Adesso non riesco a spegnere qua. Ma se no rimanete con noi, non è devi schiacciare il live studio. Mela quello rosso. Fantastico. Vabbè, io Luca non lo so, cioè, credo che avrò un sorriso ebete stampato in faccia da quello. Avevo detto che avrebbe rimandato a cagare. Il mio sogno, cioè farsi mandare a cagare da Giovanni, cioè, credo che sia del posso mettere nel curriculum, mi direi di sì. Assolutamente, direi. Cioè, tutto quello che hai fatto nella tua carriera era per arrivare a questo. Per arrivare qui, è l'apice. Ora posso mandato a cagare, penso davanti a 3.000 persone live, non lo so, anche di più. È stato un momento bellissimo. Luca, grazie, quando dobbiamo fare spazio al prossimo panel, l'ultimo della giornata, a proposito, sperando che non ci sia gente che si mandi a cagare. Perché io so che mandano a cagare nel prossimo panel, però non lo esatto, dico. Mi è un po' divisivo, perché si parla di Zack Snyder, quindi regista più divisivo della cultura pop, visto che la Justice League ha scatenato pareri opposti. Che dire, Luca, grazie. Grazie a te. Alla prossima, noi ci vediamo tra poco, 8 minuti e si torna. Ciao. Buonanotte.